tutti e benvenuti qui alla Casa Ecologica del Comune di Modena, sede dell'AES, per il pomeriggio conclusivo della settimana della biarchitettura e della domotica. E una settimana appunto che ci ha impegnato con molti eventi, secondo me molti di voi sono venuti anche nelle giornate precedenti. Oggi pomeriggio di chiusura, quindi direi gran finale, visto che ci siamo spostati anche in una parte esterna per accogliervi tutti, e architettura in legno in un luogo che è effettivamente fatto di legno, quindi come dire, quale miglior location. Io passo la parola adesso alla mia collega per un saluto, poi partiamo. Grazie a tutti. Esatto, benvenuti anche da parte mia, e aggiungo solo che in collaborazione anche con Enico stamattina c'è stato la premiazione del premio sostenibilità, che volevo solo così darvi un aggiornamento, perché noi comunque dal 2006 che li stiamo seguendo, i progetti sono stati in crescita, quindi quest'anno hanno partecipato a questo nostro premio 38 progetti e 3 sono stati vincitori e 5 le menzioni. Devo dire che la partecipazione, cioè la cosa da dire, la partecipazione più in crescita è stata proprio quella delle strutture in legno, quindi tantissime strutture in legno, tantissimi progetti in legno, vuoi per la nostra vicinanza chiaramente con le zone colpite dal sisma, ma anche appunto per le belle caratteristiche che può avere una struttura di questo tipo, sia dal punto di vista del benessere, del comfort, delle prestazioni energetiche e della sostenibilità. Quindi solo questo per introdurre brevemente questa nostra sessione, che vuole essere comunque appunto quella conclusiva e quella un po' più, diciamo così, da gestire in modo sostenibile dietro a una struttura che lo vuole anche essere. Detto ciò, ringrazio appunto sempre la collaborazione con Enrico Medizioni e lascio la parola a Ferdinando Gottard per il coordinamento della sessione. Grazie, ringrazio la AES di Modena per questa ormai collaborazione pluriennale che ci vede uniti nel divulgare questo premio di architettura sostenibile ormai da svariati anni e al quale siamo molto ben contenti di aderire, dare un aiuto nella divulgazione e anche nell'illustrazione attraverso il catalogo del premio. Oggi sono qui sia in rappresentanza di Edicom, sia anche, forse soprattutto, in veste di direttore di una rivista che si chiama Legno Architettura, il cui nome dovrebbe spiegare già tutto, e che ha messo oggi a punto, ma l'ha messo a punto il protagonista principale, che è l'architetto Marco Contini, che ringrazio, con cui abbiamo avuto un dialogo abbastanza intenso nell'ultimo periodo per organizzare questa iniziativa. Legno Architettura, come dice il nome, è una rivista che si occupa di architettura in legno, e accanto alla rivista, che è un trimestrale, organizziamo spesso degli eventi proprio come questo e come altri sul tema della costruzione in legno. L'architettura in legno ormai è qualcosa che anche nel nostro paese è diventato una realtà consistente, in crescita. Il legno ormai ha una quota di costruzione e di mercato stabilmente ormai ben oltre il 10%, è in costante crescita, ma al di là di questo ci interessa ovviamente quella che è l'espressività del legno e del suo utilizzo in ambito architettonico. Al di là di quelle che sono poi alcune questioni tecniche che ovviamente è interessante sviluppare e trattare, che riguardano le possibilità costruttive del legno. Sapete che lo sviluppo anche della normativa sia nel nostro paese, ma soprattutto anche in altri paesi che forse hanno un po' più di tradizione su questo, sta ponendo il settore delle costruzioni, grazie anche a quella che è, con molto termine, è l'ingegnerizzazione, diciamo, del legno e quindi le nuove tipologie di prodotti e materiali, sta spingendo il legno verso ambiti che solo fino a un po' di anni fa sembravano preclusi. Lo sviluppo delle normative ovviamente ha consentito anche questo, c'è una corsa all'altezza, a chi realizza l'edificio più alto, a chi realizza l'edificio più grande, a chi realizza i maggiori sbalzi, ma a noi non interessa tanto questo dal punto di vista ingegneristico, o anche interessa questo,
ma ci interessa quello che è il suo utilizzo in ambito architettonico, l'espressività che il materiale può dare, perché ovviamente è quello il lato interessante della costruzione in legno e quello che può dare anche in termini di comfort, di ambiente interno, ma anche quello che può dare in termini di sostenibilità, perché il legno è uno dei materiali più interessanti da questo punto di vista, soprattutto perché ha un bilancio praticamente neutro sotto il punto di vista della CO2 e quindi consente di traguardare obiettivi ulteriori, al di là di quelli contingenti e molto stringenti attuali e dei prossimi anni che riguardano l'efficienza energetica delle costruzioni, quello di avere soprattutto anche un impatto nella fase di costruzione e dismissione che sia il più neutro possibile per quanto riguarda l'ambiente. Oggi però con Marco Contini abbiamo sviluppato, soprattutto lui ovviamente, il tema di come sia fare architettura in legno, ma un'architettura che sia molto calata nei luoghi in cui questa si fa. La scorsa settimana, se non ricordo male, avevo letto un articolo di uno degli sviluppatori immobiliari dei vari progetti milanesi di grattacieli, in cui uno dei responsabili della società immobiliare diceva: finalmente Milano ha un qualcosa e si allinea a livello delle altre città del mondo e ha dei quartieri di grattacieli come le altre città del mondo. Mi veniva in mente che questo finalmente li abbia come le altre città del mondo ha poco senso. Non ha, faccio l'erba a chi fa l'immobiliare e deve vendere, del fatto che ovviamente debba promuovere, del fatto che ci sia una clientela internazionale, magari anche mediamente con grandi disponibilità economiche, che ricerca alloggi, ufficio o altro in città. Ma il fatto che sia come, quel come mi ha disturbato molto, perché non è come. Bisogna trovare una propria via che sia calata all'interno della città, altrimenti noi faremo gli spazi senza anima, senza vita, senza legame col territorio, che risultano alieni. Allora, questo è un errore da non fare. E siccome una delle chiacchierate, soprattutto telefoniche, magari alle ore post ufficio a volte, con cui ci siamo sentiti con Marco Contini, lui mi aveva detto una cosa che mi aveva colpito e mi è ritornata in mente quando ho letto questo. Dice: sono un piccolo architetto di provincia. E allora mi veniva in mente che a volte l'essere architetti di provincia non è un limite, è un vantaggio. Perché se si è più legati al territorio, se si ha maggior conoscenza del territorio, vale per lui ma vale per molti altri, forse si è in grado di interpretarlo meglio, di calare nella realtà del territorio l'architettura che in quel territorio è necessaria. Non un alieno, ma qualcosa che è intimamente legato. Ed è un qualcosa che mi è venuto in mente quando abbiamo scelto fra i suoi progetti, proprio sull'ultimo numero di Legno Architettura, un progetto che è a Chiastrone, che è un recupero di un edificio agglomerare, una vecchia struttura di servizio, potremmo dire, anche residenziale, se non ricordo male, una parte di questa, e in cui l'intervento, in questo caso con un materiale come il legno, va a completare quello che mancava di quell'edificio per dargli nuova vita, ma va a completare quello che è l'ambiente, non a completare, a recuperare quello che è anche l'ambiente in cui quell'edificio esisteva, e dandogli un'attualità, recuperando quello che era il senso originario, pur nella diversità di funzione e ovviamente di utilizzo ormai di quel bandello di territorio che è il lotto su cui insiste il terreno,
che però diventa architettura in legno, un'architettura del luogo. Da lì un po' il titolo del convegno di oggi. Detto questo, per non annoiarvi, ed era solo per introdurre giusto qualche riflessione, io sono ben lieto di invitare qua adesso Marco a illustrare una serie di progetti che lui ha realizzato in questi anni, e progetti in cui è stato utilizzato il legno da solo oppure in abbinamento ad altri materiali, a seconda delle condizioni, a illustrare un po' quelle che sono state le scelte di carattere soprattutto ovviamente architettonico e del perché sono state fatte. Dopodiché vedrete nelle altre relazioni, invece, nella relazione di Thomas Reventheim, che è un ingegnere che si occupa di strutture di legno, il perché e il come queste strutture e altre che ti presenterà e le particolarità della costruzione di legno, mentre Simone Del Monte completerà il quadro vedendo un po' quello che è il comfort all'interno di un'architettura in legno, vedendo anche come si possa integrare gli impianti per dare risposta a quelle che poi sono le esigenze della vita all'interno di questi edifici e delle particolarità. E chiuderemo poi con Pierpaolo Casini, un altro ingegnere, che presenterà un progetto di riqualificazione dell'ex officina reggiana, attuale Tecnopolo, un altro progetto che abbiamo anche questo pubblicato fra l'altro sulla rivista Legno Architettura, sul numero 16, alcuni numeri fa, e che completerà un po' il quadro della giornata, lasciando poi, se ci sono eventuali domande aperte o questioni su cui volete approfondire, il dialogo con i relatori.